e mettiamo KO anche Dragapult. Ciao a tutti e benvenuti nel covo di Weavile. Io sono Stefano e nel video di oggi vi voglio mostrare un mazzo con una carta che secondo me è passata un po' inosservata. Sto parlando di Blastoise VMAX. La collezione Lotte Blastoise VMAX è uscita il 19 marzo del 2021 e molti non si sono resi conto che è stata pubblicata proprio perché in quei giorni stava uscendo anche Stili di Lotta. Ma Blastoise VMAX è una carta fantastica. Io è da qualche giorno che sto ragionando su come fare a farla funzionare. Ho visto che ci sono stati anche altri content creator che hanno provato a giocarlo da solo, quindi con Frozmoth, senza altri attaccanti. Io invece vi propongo un modo alternativo per giocare questo mazzo, quindi non più un mazzo basato unicamente su Blastoise, ma con anche altri attaccanti. È una sorta di variante del Mewtwo Waterbox di cui avevo fatto il video diversi mesi fa, quindi nel caso dateci un'occhiata se non conoscete questo mazzo. La base di questo mazzo è giocare Mewtwo con Blastoise GX. Blastoise GX, per ogni energia acqua che tu hai assegnata ai tuoi Pokémon, tu puoi scegliere di rimischiare questa energia nel mazzo e fare 60 danni. L'energia acqua la assegniamo con Frozmoth, questo permette a Mewtwo di fare danni enormi. Perché basta avere 5 energie in gioco per fare 300 danni, con 6 energie ne fate 360 e mettete KO qualunque Pokémon che c'è in formato. Però, allora, questo era il Mewtwo Waterbox. Adesso è un po' diverso questo mazzo, perché adesso ci basiamo su Blastoise VMAX. Blastoise VMAX ha 330 punti salute, quindi un ottimo numero. Una debolezza elettro che lo rende un po' vulnerabile a Pikarom, ma ha due attacchi molto interessanti, perché con cascata maestosa fate 120 danni. E cercate nel mazzo 3 energie acqua e le assegnate ai vostri Pokémon in panchina. Quindi praticamente è lo stesso attacco di Pikarom. E sappiamo che è un attacco molto forte, appunto, vediamo Pikarom. Il secondo attacco, Giga Bombardamento, fa 220 danni e 30 danni a due Pokémon nella panchina dell'avversario. Ora, se giocassimo un mono Blastoise VMAX, giocheremmo anche la vista telescopica per poter fare 60 danni in panchina. E magari potremmo inventarci anche di giocarlo con Sandslash di Alola GX o con altri Pokémon che fanno danni in panchina. Ma a noi Blastoise serve principalmente per poter caricare le energie con cascata maestosa. Noi facciamo 120 danni, abbiamo tanti punti salute quindi non subiamo il KO, poi in alcuni casi facciamo direttamente 220 danni al secondo turno, riempiamo il campo di energie, quindi dipendiamo anche poco da Frozmoth che ci serve solamente per caricare Blastoise, e poi possiamo fare degli attacchi veramente grossi con l'attacco Razzo Spruzzo di Blastoise GX. Quindi gli attaccanti sono questi. Abbiamo poi anche Keldeo GX che con Muro del Suono ci permette di fare 110 danni bypassando qualunque effetto sul Pokémon dell'avversario. Non è un attacco che ci serve granché. Possiamo utilizzarlo contro Decidueye, per esempio, ma non è una cosa particolarmente necessaria. Ci interessa più che altro per l'attacco GX. Con Lama Risoluta GX facciamo 50 danni per ogni Pokémon della panchina dell'avversario. Questo è comodo perché con sole 3 energie ci permette di fare potenzialmente 250 danni contro qualunque mazzo, se ci sono 5 Pokémon in panchina, ma molti di più contro Eternatus. Contro Eternatus non siamo messi molto male, a differenza del Mewtwo Waterbox che magari era più vulnerabile visto che aveva soltanto 270 punti salute, però avere questa opzione di Keldeo rende il matchup sicuramente migliore. Giochiamo solamente una linea 3-2 di Blastoise, perché in realtà ci basta un Blastoise a partita. Giochiamo 3V semplicemente perché vogliamo pescarlo il prima possibile e non sempre riusciamo magari ad avere una Velox Ball. Giochiamo 3-2 Frozmoth anche in questo caso perché va sempre bene avere Frozmoth in gioco, però una volta che avete fatto una volta l'attacco cascata maestosa di Blastoise VMAX, generalmente non vi serve neanche più Frozmoth. E poi abbiamo due Mewtwo e due Blastoise, anche se userete probabilmente un solo Mewtwo e un solo Blastoise, però perché non potete avere queste carte nei premi. Avere la possibilità di fare degli attacchi medi con Blastoise, ma poter fare poi degli attacchi giganteschi con Blastoise GX rende questo mazzo davvero molto forte. Abbiamo poi una serie di Pokémon che servono per la consistenza. Abbiamo ben 3 Dedenne e un Crobat V. Sono tantissime carte, me ne rendo conto, ma questo è un mazzo che vuole settarsi il più in fretta possibile. Abbiamo anche 4 comunicazione Pokémon, 4 Mega Ball e 4 Velox Ball. Perché qual è il problema, ragazzi? Voi dovete settare due fase 1 al secondo turno. Il Blastoise VMAX e il Frozmoth. E non giochiamo 4-4 Frozmoth o 4-4 Blastoise VMAX. Quindi vogliamo davvero fare in modo di settare questi Pokémon il prima possibile. E poi in realtà il mazzo gira anche da solo. Perché con l'attacco cascata maestosa noi mettiamo le energie in gioco e al limite, ecco, possiamo scegliere o di caricare direttamente Mewtwo. Oppure se magari siamo contro un mazzo psico o magari abbiamo paura che ci possa essere messo KO Mewtwo.
Abbiamo anche gli scambi di energia. Mewtwo è l'unico Pokémon in questo mazzo che non può essere caricato in un turno, perché Frozmoth assegna solamente ai Pokémon acqua. Quindi o assegnate le energie con Blastoise VMAX, oppure le spostate con lo scambio di energia. Questo vi permette dal nulla di fare un attacco di Blastoise GX senza che il vostro avversario se lo aspetti. Abbiamo poi un Eldegoss V, anche se abbiamo comunque tre boss, ma perché Eldegoss è troppo forte. Spesso a fine partita volete usare Ordini del Capo per vincere, avete tantissimi modi per prendere i Pokémon dal mazzo, quindi se anche dovesse subire un timbro da 2 per esempio, se si vuole fare il boss della vittoria di solito si riesce. Come supporter abbiamo 4 ricerca accademica e solo 2 Marnie. Non servono più supporter, anche perché Marnie, questo qua è un mazzo che vuole vedere tantissime carte prima possibile, quindi piuttosto che usare Marnie, meglio usare Dedenne per trovare ricerca accademica. Marnie è giusto per non stare proprio solamente con 2 supporter, e perché naturalmente ogni tanto magari il nostro avversario ha 12 carte in mano e noi vogliamo fare in modo che non riesca a vincere per questo motivo. Per il resto abbiamo 2 cortili di allenamento. L'idea è quella di assegnare le energie e di rimischiarle con Blastoise, ma ogni tanto le energie vengono scartate, che sia per i martelli dirompenti, che sia perché dobbiamo ritirare o per qualunque altro motivo. È importante comunque avere una carta di questo tipo che vi permette di recuperare le energie. Ci sono altre carte che recuperano le energie, però il problema è che se le scartate poi non potete usarle, la stadio quantomeno la mettete in gioco. Abbiamo 4 scambi, a volte vorrei avere anche uno o addirittura 2 palloncini, perché Frozmoth assegna solamente in panchina. E quindi a volte bisogna riuscire a ritirare il Pokémon attivo per poter attaccare con il Pokémon che abbiamo caricato con Frozmoth. Generalmente ci si riesce, però ecco, se ci fosse un palloncino non sarebbe male. Se volete provare anche voi a costruire questo mazzo, vi consiglio di dare un'occhiata a BuyPTCGOCodes. È un sito dove potete acquistare i codici e se inserite il codice sconto Weavile avrete uno sconto del 5%. E adesso dai, guardiamoci qualche partita. Comincio io, molto buono visto che gioco un mazzo fase 1. La mano tra l'altro sembra anche discreta, dipende questa Mega Ball se mi fa trovare uno Snom o un Blastoise V. E siamo contro un EP, ok, doppia Mega Ball mi piace. Abbiamo un Dedenne, però avendo Communication, no, Communication devo già usarlo. Vabbè, facciamo così, per sicurezza lo prendiamo. Ok, abbiamo Snom, perfetto. A questo punto, visto che siamo contro un ADP, non c'è nessun motivo per cui permettergli di fare Mawile. Ok, abbiamo 2 Blastoise V nei premi, ma ce ne basta uno, quindi va benissimo così. Questa stadio io nel dubbio la gioco, e va bene così. Non ho trovato l'energia, questo è sicuramente un peccato. Però, visto che voglio iniziare ad attaccare con Blastoise VMAX, in teoria, cioè, con Frozmoth posso segnarne quante ne voglio. Il matchup contro ADP, se il mazzo gira bene, non è assolutamente complicato. Vediamo se lui riesce a fare l'attacco GX al primo turno, in tal caso diventerebbe complicato. Se non dovesse riuscire, dobbiamo sicuramente attaccare noi il prossimo turno. Dedenne, che non ha ancora fatto la supporter, quindi gli serve un'energia acqua e un'energy switch. Intanto ha scartato Eldegoss e un boss, che è sicuramente bello, energy switch. Avrà già l'energia acqua? Immagino che la troverà, quindi abbiamo una GX al primo turno, molto probabilmente. Con 2 boss e un Eldegoss andati, ok, quindi partenza impeccabile da parte di Simo, che non può assolutamente lamentarsi di nulla. Vediamo. Noi scartiamo tutto, vediamo se riusciamo a rispondere con una partenza altrettanto discreta. Sembra proprio di sì. Purtroppo bisogna fare Dedenne, però non è un problema finché se ne gioca uno soltanto. Mi serve soltanto un'energia e un Blastoise VMAX. Ai ai ai. Però non è per forza un problema, lui non mi mette KO al prossimo turno. Quindi in realtà io posso anche accontentarmi di fare questi 200 danni. Lui farà 180 danni. Naturalmente questa è una partenza che normalmente non ti aspetti contro ADP, ma che quando capita può metterti in difficoltà. Ecco, lui tra l'altro ha scelto di questa mossa, che potrebbe essere una mossa che a me fa piacere. Non so se lui giochi la spada rovinata per Zacian. Naturalmente ora io devo stare attento a non giocare più Necrobat né Dedenne.
Vediamo, qui mi verrebbe voglia di fare Marnie, anche se ho paura poi di missare qualcosa. Questa Quick Ball può servirmi a qualcosa? Vediamo. Direi di no. Forse posso fare così giusto per sfoltire il mazzo. Allora, lui potrebbe sicuramente avere Spada Rovinata, Boss, KO. Però non sono sicuro che... A parte che Boss è difficile che lui ce l'abbia adesso, eh. Quindi in realtà io andrei sul sicuro. Perfetto, quindi evolvo qua. Assegno questa energia, che in realtà non serviva, costando di poi, ma fa niente. Ecco, non mi piace questo Red N. Io quasi quasi non me la sento di correre il rischio, lo rimischio dal mazzo. Magari prendo un altro Blastoise, giusto... tanto per... Cascata maestosa, KO, e assegno 3 energie dal mazzo. Quindi ne mettiamo 2 qua, e poi una su Frozmoth. La nostra partenza è stata impeccabile, eh? Abbiamo missato il VMAX al T2, però comunque, tutto sommato, non ci si può assolutamente lamentare. Ora bisogna capire se Simo riesce a fare una giocata inaspettata, del tipo appunto Boss KO Mewtwo, e quindi vincere, oppure no. Eldegoss e 3 boss sono andati, quindi questo mi dà tantissimo margine di gioco. Ma Wile, esatto, era proprio quello che pensavo. Io ho pescato 3 premi, quindi magari lui ha detto, ok, magari dai premi ha trovato qualcosa. Però non c'è nulla. Se lui attacca semplicemente Zacian, io poi lo metto KO con Mewtwo, e bisogna vedere se lui riesce a fare boss... settare Mawile e fare KO Blastoise. Lo Blastoise negli scarti ce l'ho già. Arriva un altro Red N. Non so di preciso che cosa stia cercando adesso Simo, se voglia tentare proprio il boss Spada Rovinata. Potrebbe anche esserci un Great Catcher, naturalmente. Piatti di metallo, come messo? Ecco, quelli ci sono in abbondanza, quindi bisogna stare attenti il prossimo turno. Ricerca accademico che sta tentando di vincere il prossimo turno, semplicemente. Non mi aspetto che ci riesca ora, ma il prossimo turno potrebbe, quindi potrebbe essere il caso di fare Marnie. Tra l'altro, se giocasse un altro Pokémon in panchina, no, io Keldeo non l'ho ancora scartato, se no potevo fare l'attacco GX di Keldeo. Spinner, credo sia ancora un modo per sfoltire il mazzo. Recupera l'energia col cortile d'allenamento. E semplicemente attacca Blastoise. Ok, io devo assolutamente fare Marnie adesso. Ho trovato una Quick Ball che potrebbe non essere male. Vabbè, in realtà non penso che faccia una grande differenza. Potrei settare un altro Mewtwo, però non ce n'è nessun motivo. A me farebbe comodo uno Switch, ne ho soltanto uno. No, mi sa che la cosa più intelligente da fare è soltanto prendere Mewtwo che non mi serve più, giusto per metterlo in fondo al mazzo. Assegno un'altra energia a Blastoise. E gioco Marnie. Se trovo lo Switch sarebbe veramente perfetto. Se no, comunque le energie bastano lo stesso. E poi comunque recupero con il cortile. Allora, purtroppo devo ritirare manualmente. Le energie sono abbastanza per il KO e va benissimo. Tutto dipende se lui adesso riesce a settare uno Zacian o un Mawile. Penso Zacian. E fare boss. Chiaro, c'è ancora l'opzione della spada rovinata, che non so se lui gioca oppure no. KO è sicuramente un'opzione anche quella. Naturalmente quando DP ti fa la GX al primo turno, non puoi perdere un turno. Quindi bisogna vedere se lui adesso riesce a incepparsi un minimo. Gli ho tolto molte carte.
c'è già Mewtwo attivo, quindi se questa spada rovinata effettivamente è nel mazzo, lui potrebbe tranquillamente giocare a ricerca accademica o altro. No, ricerca accademica no. Magari Marni, che mi darebbe un po' di fastidio in realtà. Tra l'altro ci sono moltissime energie che... No, però la stadio per recuperarle. Vediamo, Pregio Ball, ci sarà un altro Redenne? Non penso. Però potrebbe. Alcune liste ne giocano tre. Recupera un'energia. Vediamo se spera che non abbia l'energia, però... Fune di fuga! Non me l'aspettavo, dovevo aspettarmela, ma non me l'aspettavo. Vabbè, naturalmente io mando Frosmoth, perché comunque vale solo due premi. ADP, vediamo se ha... Ok, niente, dovremmo riuscire a vincere, perché c'è ancora un boss... no, è un boss. C'è ancora uno switch nel mazzo. Quindi, vediamo di giocare nel migliore dei modi. Un'energia la segno qua nel caso io debba ritirare manualmente. Ok. Poi. Un'energia la segno a Blastoise. Communication. Vado a prendere Crobat che dovrebbe esserci ancora. Esatto. Abbiamo uno switch e anche l'energy switch. Iniziamo a pescare tre carte. Ancora nulla, ma non è un problema. Scarto Keldeo. Sfoltiamo il mazzo il più possibile. Ancora nulla, ma dovremmo riuscirci. C'è ancora qualche Pokémon da togliere, sì. Frosmoth. Assegniamo tutte le energie necessarie. Ci resta uno switch a meno e anche un energy switch. Abbiamo vinto, per forza. L'ultima carta è lo switch però, eh. Mamma mia, per un pelo. Però ce l'abbiamo fatta. Ah, io devo scegliere i Pokémon, però fa niente. GG, GG Simo. Se il video ti sta piacendo, ricordati di iscriverti al canale, di mettere un bel like e di farmi sapere nei commenti cosa ne pensi. Ok, io intanto ho una discreta partenza, non è delle migliori perché non c'è una carta aiuto, però comunque abbiamo una Velox Ball e una Mega Ball. Abbiamo regalato due carte al nostro avversario, però. Eternatus, va bene. Matchup contro Eternatus non dovrebbe essere particolarmente difficile. Ok, partenza strana da parte del mio avversario. Mega Ball. Perfetto, volevo proprio un Dedenne. Vabbè, un Dedenne e un Blastoise, li ho trovati entrambi. Quindi direi che prendo entrambe le carte. Il mio avversario potrebbe mettere KO questo Blastoise il prossimo turno? Potrebbe senz'altro. Sì, devo trovare un altro Snom. Lo troverò un altro Snom? Mi sa che è una situazione un po' rischiosa. Preferisco rischiare. Ok, devo stare attento perché potrebbe non essere stato il massimo rischiare. Magari faccio energy switch su Snom per si... Allora, io per sicurezza sposto l'energia su Snom nel caso ci sia bisogno di ritirare. E poi faccio Marni. Ok, ho trovato l'altro Snom, quindi purtroppo ho sprecato l'energia. Però pazienza, va bene così. La mano comunque molto buona. Iniziamo a fare 10 importantissimi danni a questo Eternatus e vediamo. Ok, non lo metteremo KO al prossimo turno. Niente Mega Ball, attenzione. Ok, però c'è una Quick Ball, come non detto. Ah, gioca Weavile. Ingrandiamo questa bellissima carta. Energia Crobat, ok, quindi mi aspetto senz'altro un KO. Naturalmente deve trovare il VMAX.
cosa che non è scontata in realtà. Marni, ok, un po' mi dispiace perché la mia mano comunque non era affatto male. Questa mano è strana perché, cioè, Crobat sì, è forte, però ho in mano delle carte che non posso scartare, quindi boh. Vediamo se con Crobat riesco a trovare qualcosa di buono. Ecco, no, uno Switch non va bene, per esempio. Crobat da 3 è un po' poco. E che se mando Snom poi si evolve in Frosmoth ritira 2. E non è detto che io riesca a ritirarlo, avendo già due Switch che vanno. Proviamo a fare Crobat da 3 a vedere se troviamo una supporter. Ah, vabbè, Dead End, però non è esattamente una supporter. Ora rimischio Snom. Prendo un altro Dead End. Vediamo se a fatica si riesce a settarsi. Niente supporter. Posso settare Blastoise, ma non ho supporter. Quattro ricerche c'erano. Le Marni dove sono, però? Uno l'ho già usato prima, non uno nei premi. Purtroppo devo concedere un premio extra, cioè due premi extra al mio avversario, che potrebbero costituire un gran problema. In realtà credo che siamo già troppo sotto. Anche perché comunque non ho niente in mano, quindi ipotizzando che lui si limiti a fare semplicemente un KO su questo Red N, io poi faccio, non so, 120 danni o 220, quello che è, e basta. È sicuramente una situazione scomoda quella in cui mi trovo. Non ho per forza perso, ma di sicuro è una brutta situazione, ok. Allora, sicuramente mando Blastoise. Sto pensando se sia meglio fare il primo o il secondo attacco. 120 più 220. Vediamo intanto qua. È che il Dio è forte. Che il Dio è forte contro di lui. Ah, non ho più energia negli scarti. Ero convinto di averne almeno una. Potrei provare a settare un secondo VMAX. Per forzarlo in un certo senso a fare boss. Beh, ho anche Mewtwo che è molto forte. Blastoise negli scarti. Quello sì. Devo fare 120 danni e caricare dietro tutto su Mewtwo. A parte che comunque lui gioca Weavile, quindi mi aspetto qualcosa tipo Switch, spostare le energie e si riparte. Non mi aspetto che riempie la panchina, faccia boss KO Mewtwo, quello no. Ok, è arrivato l'altro VMAX, quindi non posso neanche sperare di fargli scartare i Pokémon dalla panchina. Sono indietro di un turno. Se avessi attaccato prima, poi potevo chiudere con un KO grosso fatto da Mewtwo sull'altro Eternatus. Ma così sono indietro di un turno. Crobat. Cioè, il prossimo turno io probabilmente dovrò ritirare manualmente questo Blastoise e fare l'attacco GX di Keldeo su Eternatus. Però gli basta un Pokémon in gioco per mettere KO Mewtwo, perché non ho il Big Charm in questa lista, naturalmente. Quindi non ha nemmeno Pokémon base negli scarti.
Ok, ha fatto switch. C'è un altro VMAX. Ah no, ecco, la cosa migliore. Avrei dovuto caricare Keldeo probabilmente, e non Mewtwo, per obbligarlo a fare boss. Ok, che ne ha ancora 4 o 3, se ne gioca 3, quindi comunque me lo aspetto al prossimo turno. Però col senno lì poi forse sarebbe stato meglio caricare Keldeo per forzare il doppio premio. Io sto pescando malissimo, oltretutto. Niente, l'unica cosa che posso fare per non perdere è mandare Mewtwo, giocare Keldeo, recuperare un'energia, che comunque assegno qua. Con questo attacco GX metto KO Eternatus. Se il mio avversario riesce a trovare o un boss o due Pokémon da mettere in gioco, ha vinto. È poco, nel senso, mi aspetto che ci riesca. Se avessi mandato Keldeo anziché Mewtwo, l'avrei obbligato a fare boss. Però appunto anche in questo caso io mi aspetto che riesca a far tutto. Ok, perfetto, come non detto. Chissà se avrebbe avuto il boss. Dragapult, ok. Non è un mazzo bellissimo da sfidare, visto che abbiamo Mewtwo, però ce la possiamo cavare sicuramente. Sicuramente assegno l'energia, questa è una cosa di cui sono sicuro. Sono un po' indeciso su come usare questa Quick Ball, direi sulla stadio. Prendo uno Snom. Allora, è importantissimo utilizzare Frozmoth al secondo turno contro questo mazzo. Perché poi una volta che si fa il primo attacco di Blastoise, Frozmoth non serve più. Ok, Dragapult Urshifu, interessante. Molto molto bene. Con tanto di Octillery. Sì, allora, Mewtwo lo uso soltanto, cioè cerco di metterlo in gioco al momento giusto, magari con gli Energy Switch, perché sennò è troppo facile che venga messo KO da Dragapult. Però ecco, ho sicuramente il vantaggio di poter mettere KO Urshifu con grande facilità, quindi questi sono tre premi che saranno rapidissimi da prendere. Ok, partenza tranquilla. Io direi che voglio iniziare a prendere Frozmoth. Avrei voluto avere un Pokémon base da un premio in panchina e da un costo di ritirata in panchina. Questa la assegniamo. Vediamo. Ok, la mano va benissimo. Ok, mi serve un Blastoise VMAX. È arrivato il Blastoise VMAX. Perfetto. Sì, la mano va benissimo. Assegniamo un'altra energia. Non sto a giocare un secondo Snom perché, come vi dicevo, non c'è la necessità. Mi piacerebbe giocare un Mewtwo, ma beh, non è ancora carico quel Dragapult in realtà. Quindi io, sinceramente, prenderei Mewtwo. Perché tanto non può essere messo KO. Switch. Ho avuto un'ottima partenza. Pesco 5 carte. Perfetto. Perfetto. Avrò anche modo di scartare poi Blastoise il prossimo turno. Anzi, no, ho il boss, quindi non mi conviene farlo ora. Mi accontento di 120 danni qua. E assegno 3 energie su Mewtwo. No, li mettiamo tipo 2 su Mewtwo e 1 su Crobat. Io adesso devo soltanto mettere KO Urshifu VMAX con Mewtwo e poi Dragapult VMAX con un attacco di Blastoise. Cambiano un po' i calcoli se il mio avversario dovesse scegliere di non evolvere uno di questi due Pokémon. Però io ho avuto una partenza impeccabile, cioè quello che dovevo fare l'ho fatto. Ok, arriva un altro Dragapult, quindi vediamo se sceglie di fare appunto come stavo dicendo. Communication, mi aspetto un Urshifu VMAX e penso che concluderà il turno attaccando Blastoise. Credo, anche se comunque è un bel rischio. Non so se poi giochi anche Jirachi GX.
nell'Urshifu Dragapult non credo che valga la pena giocare Jirachi GX, proprio perché c'è Dragapult che va a coprire la debolezza Mewtwo. Ok, sta caricando, ne sta caricando un altro, quindi ci sta. Naturalmente un'altra opzione per il prossimo turno è fare boss su questo Dragapult, 220 danni con Blastoise, anzi, forse meglio, perché comunque prima o poi Urshifu diventerà il Pokémon attivo e quindi non c'è neanche bisogno di fare boss. Probabilmente la cosa migliore da fare è mettere KO questo Dragapult. Manca soltanto un'energia, ma ho Dead End. Fune di fuga. Ok, Frosmoth. Non mi serve più Frosmoth. Piuttosto che regalare due premi di Crobat, regalo un premio soltanto, che tanto Frosmoth non lo userò più in questa partita. Cioè, vale comunque la pena magari giocare uno Snom con calma, e se si riesce a evolverlo, perché comunque ne vale la pena, però... ho già 6 energie in gioco e non sto per subire KO importanti. Ok, c'è Urshifu attivo. Ah, boss. Ah, lui voleva Crobat. Va bene, quindi il prossimo turno devo assolutamente mettere KO quel Dragapult. E poi con calma. No, ok, sì. Poi con calma penserò a mettere KO quell'Urshifu. Perfetto, Great Ball. Prendiamo Blastoise. Io direi che potrei quasi quasi anche se... Allora, sicuramente rimischio il VMAX perché non voglio scartarlo. Cos'è che voglio scartare? Beh, un V, se no ce ne sono troppi. Non so se vale la pena settare un secondo Blastoise oppure no. Ma secondo me male non fa. Faccio boss su questo Dragapult. E scarto tutto. Mi basta pescare un'energia. Ho anche un energy switch. Mi sa che devo pescare un energy switch. Sì. Va bene. Avrei preferito pescare l'energia, però va bene lo stesso. Quindi due premi li abbiamo fatti. Ora non ci resta che mettere KO quell'Urshifu. È rimasto un solo switch nel mazzo però, quindi in realtà Frosmoth adesso ci fa anche comodo, perché almeno le energie le possiamo assegnare, le possiamo riassegnare per fare l'attacco di Blastoise. Ok, è arrivato il VMAX. Vediamo cosa prende con Octillery. Impegno di Ornella, però ha 7 carte in mano, quindi bisogna capire un po' come fare. Cintura da karate che però non si attiva. Ok, ha scelto di sfoltire il mazzo semplicemente. Ha scartato un po' di carte, eh. Centrale elettrica, eccola, questa non me l'aspettavo e mi dà parecchio fastidio. Questa non me l'aspettavo. Ho ancora una carta stadio, 19 carte nel mazzo, ricerca accademica. Si potrebbe riuscire a pescare, però ecco, non me l'aspettavo proprio, vediamo. Allora, questa la segno qua. Questa la segno qua. Energy switch. Allora, iniziamo a sfoltire il mazzo il più possibile. L'altra stadio c'è. Però posso soltanto pescarla. Energy switch direi che non ha senso usarlo. Al limite faccio 220 qua. Devo sperare di pescare la stadio. Ok, l'ho trovata. Però non c'è lo switch. Se ritiro manualmente, sì, le energie bastano per il KO. Mi sa che mi conviene farlo. Perfetto.
Riesco anche a fare DDN volendo, eh. A questo punto conviene caricare direttamente un altro VMAX. C'è Eldegoss, c'è il boss. Io quasi quasi faccio DDN. Faccio DDN. Magari trovo anche l'ultimo switch. No, quello no. Però comunque ho trovato un'altra energia che mi va benissimo. Questo lo ritiro manualmente, mando Mewtwo. Servono tre attacchi, tre energie. Quindi una da qua e una da qua. KO. Ok, non perdiamo il prossimo turno. Mi sa che è vinta. Vediamo. Però credo di essere in un'ottima posizione. Lui 4 premi non può pescarli adesso. Se anche avesse avuto un Dragapult carico avrebbe pescato 3 premi su Mewtwo. Però poi io facevo boss KO con Blastoise VMAX. Ecco, è tornata la centrale elettrica, ma non dovrebbe essere un problema appunto perché ho Blastoise. Finiti i VMAX. Due negli scarti, magari uno è rimasto nei premi. Io in questo momento non ho ancora vinto in realtà. Perché avendomi... Ok, mi serviva giusto... Avevo praticamente solo energia nel mazzo, però mi serviva proprio questo. Adesso sì, perfetto, ritiro manualmente. E mettiamo KO anche Dragapult. Tra l'altro senza bisogno del boss in effetti, quindi va benissimo così. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che questo mazzo vi abbia incuriosito. Vi ricordo ancora una volta che potete andare su bypitcgocodes se vi servono dei codici. E fatemi sapere magari nei commenti che cosa ne pensate di questo mazzo. Ci vediamo tra qualche giorno con un video su Venusaur VMAX. Ciao!